La cronaca. Partenza ragionata delle due formazioni e prima avvisaglia per Brocchi al settimo su fiacca conclusione di Ferla. 4 minuti più tardi è Recaldini a far filtrare in corridoio per la corrente Ferla, ma il tiro di quest'ultimo è alto sulla traversa. Al 16esimo i padroni di casa vanno in vantaggio. Corner battuto da Uzzardi, la palla viene deviata sui piedi di Gori, il quale staffila a rete. Sulla traiettoria c'è Zerbio che rinvia con un braccio e per il signor Rossignoli di Firenze è giustamente rigore. Lo trasforma il solito Gori, che porta quindi a 4 le sue segnature. Il Mantova cerca la via del pareggio, però senza riuscirvi. Agostinelli e Mazzi si impegnano molto, ma le punte non trovano lo spiraglio vincente. Al 21esimo Bertoldo calcia dal limite, Zerbio devia di testa, ma Nasuelli para in 2 tempi. Al 25esimo il raddoppio dei Leoncelli. Scambio in verticale, Patta, Gori, Patta. Quest'ultimo vede Uzzardi libero sulla sinistra ed appoggia al trottolino suo compagno di squadra. Ed è quindi un gioco da ragazzi raddoppiare. Un minuto più tardi, Baldini impegna Nasuelli in un difficile intervento. Al 42esimo, Agostinelli traversa in area per la testa di Bobbiesi. Ponte di quest'ultimo per Zerbio, ma la palla colpita dall'ex alessandrino termina fuori di poco. Al 45esimo, contropiede d'Ertonino iniziato da Gori, proseguito da Prevedini e concluso con un pallonetto vincente da Ferla con un Brocchi in disperata uscita. Dopo appena 45 minuti, quindi, un secco 3-0 per i padroni di casa. Tutti se lo sarebbero augurati, ma nessuno ci avrebbe creduto. La seconda parte della gara riprendeva con il Dertona ormai pago del risultato conseguito. I virgiliani, invece, tentavano il tutto per tutto, senza esito alcuno. Da segnalare solo un buon tiro di Sergio al 9, terminato però alto sulla traversa, ed un salvataggio di Baronio sulla linea di porta dopo una azione concitata e confusa in area e quindi conclusa da Baldini. Per il resto, nulla da segnalare se non l'applauso finale dei sostenitori di Fede Bianconera rivolto giustamente ai propri beniamini.